Buongiorno a tutti quanti, è davvero bellissimo vedervi tutti qua e vedere un teatro pieno. Ringrazio tutti voi, tutta la cittadinanza di Lamezia Terme e anche dell'Interland che è intervenuta a questo incontro. Ringrazio i tanti ragazzi delle scuole, so che sono presenti anche in massa. Mi fa davvero piacere la loro presenza perché questa è una riforma soprattutto per le nuove generazioni, per dare una speranza anche alle nuove generazioni. Un saluto ovviamente d'obbligo, un saluto d'obbligo alle autorità presenti con molto piacere e anche alle istituzioni presenti. E un ringraziamento particolare va anche alla dottoressa Angela Robbe, presidente della Lega Coop Calabria, e all'avvocato Nicola Zaffina, che ci illustreranno le loro ragioni del sì, ci spiegheranno perché voteranno sì. E ovviamente non può che mancare un caloroso benvenuto e un ringraziamento per la presenza per la ministra Boschi, che molto si sta spendendo girando tutta l'Italia per illustrare nel merito le riforme costituzionali. E ovviamente come tappa ha scelto anche Lamezia Terme e quindi anche questo sono particolarmente felice e ancora una volta un ringraziamento. Non voglio perdere ulteriore tempo, voglio lasciare spazio ai relatori, parlerà prima la dottoressa Angela Robbe, poi l'avvocato Zaffina e poi concluderà la ministra Boschi. Al termine del discorso della ministra vi pregherei di soffermarvi giusto 5 minuti. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto io ringrazio tutti quanti per avermi invitato a dire le ragioni per cui io dirò sì, per cui noi in tanti diremo di sì. Le ragioni sono già nel fatto di essere qui, finalmente riparliamo di Costituzione, finalmente si torna a parlare di argomenti che riguardano la vita del Paese e l'interesse generale, e già questo è un motivo per dire sì, benvengano queste discussioni, benvengano quando portano poi i risultati di cambiare la faccia del nostro Paese. Quando parliamo di Costituzione noi parliamo di modello di vita, di modello della comunità che noi abbiamo scelto, e il modello ce lo siamo dati sulla base dei nostri valori, ce l'hanno dato i padri costituenti, sulla base dei nostri valori, dei nostri principi, che sono la prima parte della Costituzione, e la prima parte della Costituzione è universalmente valida, intangibile, e infatti non sarà toccata. Però cosa succede? Che negli anni la vita di una comunità è regolamentata da regole, funzionamenti, modalità che vengono definiti nella restante parte della Costituzione. Questo, i regolamenti, il modello di funzionamento non può essere negli anni sempre lo stesso, perché il modello di funzionamento di una società cambia con la società, cresce con la società, cambia con la storia, con tutto quello che nella vita succede, e quindi non può che avere necessità di essere adeguato a quello che noi oggi siamo. Ce lo chiede e ce lo raccontavano i padri costituenti. Quello era un modello adeguato a quei tempi. Oggi abbiamo bisogno di rivederlo e io credo che sia questo l'elemento su cui dobbiamo puntare e ragionare per capire perché è necessario che noi diciamo di sì. Noi abbiamo la necessità di adeguare il nostro modello di funzionamento della società alla società di oggi, alle esigenze attuali, fermi restando i valori fondanti. E questa riforma, questa proposta di testo costituzionale in realtà risponde, a mio parere, ad alcune esigenze che sono andate maturando nella nostra società e ribadisce alcune necessità che si vanno affermando. Io ovviamente ho puntato l'attenzione
soprattutto a quello che mi interessa di più e che vivo di più tutti i giorni. E secondo me sono quattro i temi su cui vale la pena di concentrarsi dal mio punto di vista per dire sì a questa riforma. Intanto pone l'accento su un tema, si parla e si parla come non si è mai parlato prima di interesse nazionale, di fronte alle frammentazioni che noi vediamo tutti i giorni, alle frammentazioni regionaliste, anche strumentali, si parla di un interesse nazionale collettivo, anche rispetto all'Unione Europea. Primo. Secondo, si parla delle nuove differenze e si ribadisce la necessità di abbattere alcune vecchie differenze, in ultima la differenza di genere. Terzo argomento, si differenziano i ruoli fra Camera dei Deputati e Camera dei Senatori, fra Stato e Regioni. Quante volte abbiamo visto sovrapposizioni di ruoli che ci hanno allungato i tempi delle decisioni, che ci hanno impedito in alcuni casi di prendere decisioni importanti, perché l'allungamento dei tempi poi porta a non prendere decisioni. E quarto tema, che secondo me è fondamentale, nella proposta di legge di riforma si parla di concertazione. Noi abbiamo amato e abbiamo voluto il tema della concertazione, ce ne ha parlato l'Unione Europea, ci è sembrato un tema nuovo, in realtà i costituenti ne parlavano nel 1954 e in questo testo si parla di concertazione tra le formazioni sociali. E non è un tema né nuovo né non amato né tantomeno disatteso da tutti quanti i contesti sociali, anche da quanti in alcuni casi diranno di no, o forse diranno di no. La concertazione sociale è un tema che viene finalmente innalzato a livello costituzionale e quindi capite bene che importanza e che ruolo dà alla possibilità di rappresentarsi nelle forme e nelle maniere che saranno consentite e quindi quanto inciderà sulla capacità di vita democratica del nostro paese, regolamentando e innalzando a livello costituzionale il confronto con le formazioni sociali. E ce ne parlavano nel 54, ma ce ne parlava Gino Giugni, e quindi vedete come questi sono temi che sono andati maturando nel corso degli anni e sono stati anche condivisi nel corso degli anni. Abbiamo anche lottato perché venissero rispettati. Oggi ci viene posta la possibilità di rappresentarli nella nostra Costituzione e quindi di dargli una dignità elevata e di renderli effettivamente elementi fondativi della nostra democrazia. Questi sono quattro motivi che secondo me sono necessari e sufficienti a dire sì, senza entrare nel merito delle strumentalizzazioni, perché quando parliamo di Costituzione non possiamo fare bassa cucina politica, non possiamo ridurre il discorso, che è un discorso di interesse generale, a situazioni contingenti, in nessun caso, mai. E se questo succede bisogna evitarlo, secondo me, e bisogna evitarlo proprio perché, vedete, c'è un tema, ed è il tema appunto che dicevo all'inizio. Finalmente ricominciamo a parlare di interessi collettivi, anche nei bar, finalmente si comincia a sentire la gente che si interessa alla vita del paese. Secondo me questo è già un primo risultato, se lavoriamo a partire da questo risultato e mobilitiamo tutto quello che possiamo in questi giorni per raccontare in questi termini la riforma, senza strumentalizzazioni, secondo me riusciamo anche ad ottenere l'altro risultato, l'applicazione e l'attuazione, e quindi riusciamo ad ottenere un sì, che significa chiamare la gente, parlare con la gente, entrare nelle case, significa andare nelle piazze a discutere di questi temi e chiedere alla gente che dopo una presa di consapevolezza e quindi dopo aver approfondito i temi si assuma la propria responsabilità. E la responsabilità sta nel voto che andrà ad esprimere, non nel numero o in qualsiasi altra argomentazione che viene portata. La responsabilità in primis sta nell'esprimere il voto, e questo voto non può che essere un voto a favore dell'interesse collettivo e quindi della capacità della
della nostra Costituzione di interpretare i principi fondanti alla luce dei nostri tempi. Questo è il motivo per cui io ritengo che vada detto sì e che vada raccontato il più possibile. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Mi porto la cartellina ma non la apro perché in questa occasione si deve parlare col cuore e senza appunti, come il vero prete quando dice messa o l'avvocato, quale io sono, quando discute davanti a una corte. Io qui sono come cittadino, come lettore e come operatore del diritto. La parola giurista non l'ho mai utilizzata perché ho vergogna a dirlo, il giurista è una parola troppo impegnativa per chi vive e lavora nelle aule giudiziarie. E ho tre stati d'animo diversi, da cittadino, da elettore e da operatore del diritto. Da cittadino sono preoccupato, da elettore sono convintamente assertore del sì, che marcherò questa volta a differenza di tante altre volte in cui ho votato il meno peggio. Qui si vota il meglio, non il meno peggio. Ho molto apprezzato le parole di Emma Bonino, una grande donna del nostro paese, in cui dice non ci dobbiamo vergognare di votare il meno peggio. Le nostre istanze, quelle sul fine vita, no alle cure palliative, e le battaglie sociali che lei e Pannella per anni hanno fatto nel nostro paese avrebbero più ascolto, troverebbero più ascolto da Brunetta, Salvini e Grillo, o ci teniamo questi qua? Però come operatore del diritto sono assolutamente indignato, preoccupato, convinto, indignato. Indignato perché sentir parlare i politici impropriamente del testo che ci viene sottoposto il 4 dicembre, a noi corpo elettorale, noi organo legislativo, perché in quella sede siamo organo legislativo, decidiamo se far passare questo progetto di revisione della Costituzione o rimandarlo indietro, sposando la logica di tutti quelli, l'armata Branco Leone, che sono per il no, che anziché dire meglio tardi che mai, dicono meglio mai che tardi. Perché il vero problema, penso che da un punto di vista politico lo abbiamo capito qual è, un Senato che decide di sciogliersi è come in America direbbero che il tacchino aspetta con ansia e con trepidazione e con gioia la festa del ringraziamento. Noi che siamo calabresi diciamo a Pasqua gli agnelli non fanno festa. Quando capiterà che un Senato sotto anche un'onda populista nel senso buono si è autoriformato votando 6 volte di fatto questa riforma che dimezza, molto più che dimezzare, il numero dei senatori con tutto il corazzo, non parliamo del CNL, io non sento uno che mi dice Madonna come sono preoccupato che sparisce il CNL se passa questa riforma, perché in 50 anni di storia italiana ha prodotto, nei primi 50 anni ha prodotto 14 progetti di legge, nessuno mai approvato dal Parlamento, costo annuo 20 milioni di euro circa. Il Presidente, come tutti i consiglieri, sono degli ex della politica, in questo momento è Antonio Marzano, l'ex Ministro delle Attività Produttive dei tanti governi di centrodestra. Andiamo avanti, perché sono indignato da giurista. Faccio onore alla collega Boschi, giovane avvocato italiano, perché è l'unica che prova a riportare al centro del discorso il quesito referendario, perché c'è la struttura dell'operatore del diritto. Anche tu sei giurista come tutti noi che ci viviamo di avvocatura. Qua parlano di riforma della Costituzione, è un progetto, una legge di revisione della Costituzione. Basta leggere l'articolo 138 e l'articolo 139. L'articolo 138 detta le regole per la revisione, l'articolo 139, ed è quello che ci fa capire perché non è una riforma, dice la forma repubblicana, cioè la scelta tra monarchia e repubblica fatta dai nostri nonni, non è suscettibile di revisione costituzionale, nel senso che anche quella sarebbe una revisione della Costituzione. La riforma della Costituzione non è possibile secondo la nostra Costituzione, ed è, basta andare sul vocabolario in italiano, non c'è bisogno di consultare libri di diritto. Revisionare vuol dire guardare l'esistenza, correggere eventuali errori, modificarlo e adattare. Riformare è che altra cosa, riformare vuol dire stravolgere l'assetto.
qui non si tocca nulla del nostro assetto costituzionale. E se ne parla il politico di destra, di centro, di sinistra, che sia principe o no, lo perdono, se ne parlano presidenti emeriti della Corte Costituzionale di riforma, mi indigno, io ho studiato sui loro libri e mi parlano di riforma. Non è corretto. Un noto costituzionalista ha fatto un quesito, ha fatto ricorso perché voleva spacchettare, ma lo dice la Costituzione che noi come corpo elettorale, come organo legislativo, dobbiamo votare sì o no per far entrare in vigore questa legge di revisione della Costituzione. L'indignazione che mi è nata come operatore del diritto mi ha spinto convintamente verso il sì. E la preoccupazione del cittadino qual è? Ora o mai più? Perché dicevo, se su un'onda populista, un governo, diciamo così, di scopo, quando fu creato all'indomani delle elezioni, fate le riforme, anche le costituzionali sarebbero state revisioni, non riesce a dimezzare o comunque anche di più, ridurre il numero dei parlamentari, superare il bicameralismo paritario, e questi avranno la scusa per tutta la vita, ma scusate, se il corpo elettorale non lo vuole, questa riduzione, il contenimento dei costi, sul superamento del bicameralismo, perché dovremmo toglierci la poltrona? Per conto di chi, se non per conto del popolo italiano? Andando ai quesiti, sono semplici, immediati, facili, non si elimina il bicameralismo. Il quesito dice, vuoi superare il bicameralismo paritario? Si chiama paritario, ai miei tempi si chiamava perfetto. Io capisco, ministro, che dire bicameralismo perfetto a mia madre che c'ha 80 anni, ma se è perfetto, ma perché lo dovete togliere? Perfetto sta a significare altro. Paritario vuol dire pari poteri, quello e quell'altro. Andiate a guardare chi può, come è nato il bicameralismo paritario nel nostro paese. Nasce nel Regno, poi lo trasforma il periodo fascista, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, al momento dell'Assemblea Costituente, per poi questi nostri padri costituenti, pare che erano fuori dal mondo, tutti scienziati, ma sono tutti scienziati e grandi giuristi che sono morti, quindi dopo la vita tutti quanti noi ci alziamo e ci solleviamo rispetto al resto delle popolazioni. C'erano tre opinioni diverse. Avevamo Mortati è calabrese, di origine albrecce, nato a Corigliano, rappresentava il costituzionalista dei cattolici centristi, lui voleva due camere, ma non per una ragione di calcolo politico, si era dato il voto alle donne, i comunisti, che erano l'altra parte dell'assemblea, volevano una sola camera, come in tutti i paesi civili del mondo, c'è solo una camera che fa le leggi della fiducia. Mortati era sostenitore del bicameralismo perché dice facciamo la camera dove votano tutti e poi facciamo la camera delle corporazioni, delle professioni, tipo oggi Confindustria, le banche, le assicurazioni, i cosiddetti poteri forti. E i comunisti dissero no, guarda, se fate così torniamo al censo, come li mandiamo gli operai in Parlamento nella camera delle corporazioni? E sostenevano il monocameralismo. La terza via erano i laici, non comunisti né cattolici, quelli del pentapartito, repubblicani, invece facciamo una Camera delle Regioni. Non si sono messi d'accordo sui due grossi numeri e hanno fatto la Camera delle Regioni. Il progetto iniziale era che avrebbero votato i consigli regionali, quelli del Senato. Chiudo, se è un rimprovero. E poi si sono accorti che le regioni non c'erano, sarebbero state istituite dopo, grossomodo negli anni 70, e quindi si è votato questo bicameralismo paritario che credo che nessuno potrà rimpiangere il 5 dicembre perché rallenti i tempi della giustizia. Nel 48 si poteva perdere tempo, oggi Steve Jobs lo dice chiaramente in una sua frase storica, non è più il pesce grande che mangia il pesce piccolo, ormai è il pesce veloce che mangia il pesce grande e noi siamo lenti nel nostro meccanismo di emanazione delle leggi. Abolizione dei decreti legge, ormai si fanno le leggi solo con i decreti legge. L'esempio tipico del decreto legge è il decreto Monti Fornero in materia di pensioni. In una notte si sono creati 250.000 persone senza stipendio e senza pensione. Sono 8 manovre che si prova a mettere a posto queste persone, 162.000 forse verranno aggiustate anche grazie alla legge di stabilità, ancora ce ne sono 50.000. Io dico, se si fa la legge a data certa, voglio dire, credo che sia un passo avanti, non si è costretto a chiedere la fiducia 87 volte al mese, del CNL neanche parlo, non ne sento uno che dice dobbiamo mantenerlo, ma il tema centrale per noi che siamo qua, fosse oggi in Lombardia, noi lo tratteremo questo tema, è il titolo quinto.
Noi abbiamo una sorta di federalismo sgangherato delle autonomie che è stato introdotto nel nostro sistema modificando la Costituzione sull'onda di che cosa? La Lega, il PDL, l'accordo di Berlusconi nel 1994 con la Lega al Nord, con i centristi al Sud, che però tra di loro non erano alleati, anche i vari partiti, PC, DS e quant'altro, PDL, per non perdere il consenso del Nord, dei voti da qualche forma di federalismo introduciamo, si riporta al centro l'interesse nazionale, si regolano le competenze tra Stato e Regioni, come era prima di queste riforme sgangherate che vi ho fatto al tempo. E vi parlo da calabrese, orgoglioso di essere calabrese, ma vi sembra normale che noi diciamo no a un accentramento delle competenze, a una regolazione delle competenze tra Stato e Regione, noi del Sud? In Lombardia dovrebbero correre, e in Veneto, le regioni ricche del Nord, dovrebbero correre a votare per il no. Noi dobbiamo correre, dobbiamo far capire che dobbiamo votare per il sì. Faccio un esempio stupido e concludo. Vi pensate veramente che le trivelle al largo della Basilicata sia un problema della Basilicata o della Puglia? Cioè, tra Policoro e Rocca Imperiale ci sono 20 km, noi calabresi non siamo mai stati interpellati su quello che succede nel sottosuolo e al largo delle coste della Basilicata. Mi pare un problema nazionale. Vi sembra normale che la nostra sanità, quando c'era il Servizio Sanitario Nazionale, che io ricordo, cioè 54 anni, funzionava in un modo e quella sanità affidata alle regioni, non per le malattie gravi che non voglio neanche menzionare e che riguardano tutti, siamo circondati da quel male terribile, ma per qualsiasi cosa dobbiamo emigrare in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia. Noi che siamo calabresi, cogliamo l'occasione. Vogliamo l'occasione di votare sì convintamente al referendum. Non ci sono salti nel buio, non ci sono stravolgimenti dell'impianto costituzionale, non cambia la forma di Stato, non cambia la forma di governo. Facciamo un favore al Paese, un favore a noi stessi, un favore ai nostri figli. Il mio sì, convinto, lo ribadisco oggi. Quello noi non molliamo mai. Giustamente l'avvocato ci ha spiegato che revisione e riforma sono due cose diverse ed ha giuridicamente ragione, tecnicamente ragione. Noi però, per fare prima, parleremo di riforma oggi in modo tale che semplifichiamo il messaggio, mi scuserà il collega, mi scuserà l'avvocato. Noi ormai siamo a 2 settimane dal voto, il 4 dicembre si avvicina, ci siamo quasi, sono gli ultimi 15 giorni di campagna referendaria, di una campagna referendaria che è decisiva. Voi sapete benissimo che il referendum del 4 di dicembre è un referendum determinante. La scelta finale sulla riforma costituzionale spetta a voi, cioè spetta a tutti noi come cittadini italiani. Il lavoro che ha fatto il Parlamento, qui ci sono i parlamentari del territorio, Sebastiano ha parlato prima, i parlamentari, il governo hanno lavorato per 2 anni a questa riforma costituzionale, ma la scelta finale spetta ai cittadini. Qui non c'è dubbio su quali siano gli effetti di questo referendum. Con il sì la riforma diventa realtà e tutte le cose di cui ci hanno parlato, parleremo insieme, diventeranno realtà, con il no le cose restano come sono. Questa è la scelta che dovremo fare il 4 di dicembre. E la scelta il 4 di dicembre si basa su un quesito, è vero, io parlo sempre del quesito, perché secondo me è quello il punto, quello che ci troveremo nella cabina elettorale il 4 di dicembre, perché su quello siamo chiamati a votare, su quello siamo chiamati a decidere. Quanti di voi hanno avuto modo di leggere il quesito, di vedere la scheda?